tecnico del Chievo Fabio Ulderici al termine di Chievo Cesena 2-2, mister, risultato più che positivo, visto anche la caratura dell'avversario. Sì, più che altro perché avevamo bisogno di. Volevamo assolutamente vedere una reazione rispetto ad alcune prestazioni che avevamo fatto nelle giornate passate. La ragazza è stata brava, l'hanno messa in campo dimostrando che siamo una squadra che può giocarsela veramente con tutte e siamo molto contenti, anche perché giocavamo, come dici tu, con una squadra comunque importante che arrivava da, mi sembra, una sconfitta sola da inizio anno e Sì. tutte vittorie, quindi non era per niente semplice, però abbiamo dimostrato che fondamentalmente non c'è quella grossa differenza tra noi e loro. Noi dobbiamo migliorare su alcuni aspetti, quello che dicevamo anche nelle settimane scorse, dello stare in partita, starci per 90 minuti e fare soprattutto una partita anche a volte quando diventa magari una partita più sporca di presenza. E devo dire che oggi le ragazze sono state molto molto brave, siamo molto contenti di questo. Come giudica al termine di queste due partite sulla carta impegnative la prestazione sia contro la Lazio sia quella di oggi col Cesena? Quale secondo lei è stata la migliore? Ma diciamo che con la Lazio purtroppo facciamo un regalo brutto nei primissimi minuti, poi nonostante quello abbiamo fatto 20 minuti veramente buoni fino al secondo gol. Nel secondo tempo siamo andati un pochino in difficoltà e c'è sempre stata la sensazione di non riuscire a riprenderla. Oggi invece ho visto una partita di presenza, quindi quello che volevamo vedere, abbiamo cambiato un pochino il modo di giocare rispetto a quello che siamo abituati a fare, l'abbiamo fatto perché conoscevamo quello che potevano essere un pochino le difficoltà magari del Cesena e la ragazza ha interpretato la partita come doveva essere e ripeto, siamo contenti perché non era semplice, ma soprattutto per noi era importante dimostrare che siamo una squadra all'altezza, una squadra che in queste prime 10 partite non ha fondamentalmente mai subito l'avversario se no in alcuni momenti su calo nostro e quindi andiamo avanti così e con fiducia. La prossima settimana chiuderete l'anno contro il Ravenna, come si prepara con la sfida sulla carta agevole contro l'ultima della Ma classe? invece sarà secondo me una partita difficilissima perché giochi su un campo difficile, brutto, dove una squadra come la nostra che prova a giocare fa fatica, però la affronteremo, cercheremo di prepararla come facciamo sempre, cercando di fare noi la gara, cercando di andare a prendere alto l'avversario, quella è la nostra caratteristica, anche uomo su uomo, a volte rischiando anche qualcosa, però quella, ripeto, è un po' la nostra filosofia e ripartiamo da oggi, adesso domani riposiamo. E poi da martedì pensiamo a Ravenna. Grazie. Non lasciamo. Salve mister. Siamo col tecnico del Cesena Alen Conte al termine di Chievo Cesena 2-2. Mister, sono più un punto guadagnato o due punti persi? Visto che l'aveva ribaltato, probabilmente persi, però alla fine nell'economia della gara secondo me è un punto giusto perché credo che abbiamo subito un po' l'atteggiamento il primo tempo, abbiamo sbagliato un po' l'atteggiamento, abbiamo subito la loro aggressività e ci siamo rimessi in careggiata, però abbiamo regalato, secondo me abbiamo regalato il gol fondamentalmente sul pareggio perché è un calcio d'angolo che non dobbiamo concedere, una giocata da liberare con più semplicità e siamo stati un po' imprecise, però loro oggi sono state molto aggressive, a volte anche al limite, secondo me, poteva essere gestita anche diversamente la partita, secondo me, al direttore di gara in certi frangenti, però le ragazze sono state brave perché sono state in partita. Chi non è semplice con un'aggressività del genere portare via un punto, ce l'abbiamo fatta, quindi abbiamo dimostrato di avere comunque carattere. Serafino può migliorare magari sulle ripartenze dal basso, visto anche l'errore che ha causato il gol dell'1-0 del Chievo. Serafino sta facendo una grandissima stagione, non deve migliorare, ha fatto un errore come succede agli attaccanti, come succede ai centrocampisti e ai difensori, è stata molto brava Elesta, l'attaccante, in pressione. Ripeto, abbiamo subito l'atteggiamento aggressivo, l'abbiamo subito tutti da Serafino in poi. Quindi ci sta che il gol venga da una loro aggressività e noi proviamo a giocare a calcio. Quindi, quando provi a giocare a calcio, l'errore nelle partite ci può stare, però alla fine portiamo a casa un punto e siamo anche abbastanza contenti di questo punto che portiamo a casa. La prossima partita avrete il Genoa che oggi ha perso con la Ternana. Come si affronta una squadra che ha avuto un buon percorso sinora, ma che ha avuto un passo falso oggi contro una delle prime della classe, sicuramente sarà aggressiva la prossima settimana. Genova, come il Chievo, come altre realtà, erano partite per fare campionati di vertice, quindi hanno fatto gli investimenti importanti. Il Genova soprattutto ha
realtà con le spalle una società professionistica, per cui sicuramente è una squadra temibile. E oggi ha perso contro la Ternana, che è una grandissima squadra, però questo non vuol dire nulla. Noi dobbiamo cercare di chiudere il 2023 alla grande, perché stiamo facendo un percorso davvero importante e abbiamo piacere e voglia di regalare ai nostri tifosi gli ultimi 3 punti di questo 2023, e quindi prepareremo la partita molto bene, cercheremo di capire anche un po' le condizioni di quattro giocatrici, perché oggi usciamo un po' dal campo acciaccati. E quindi in settimana lavoreremo e prepareremo la gara in maniera attenta come sempre, ma chiaramente con grande rispetto all'avversario, ma con la determinazione a portare a casa i 3 punti. Grazie. Grazie, ciao, alla prossima. Grazie, salute. Con Serena Landa al termine di Chievo Cesena 2-2. Serena, allora per te diciamo giornata eccezionale oggi. Gol di rapina al 7° minuto e una traversa che forse poteva andare anche dentro. Sì, sono molto contenta perché arrivavo comunque da uno stop di 3 settimane dopo l'infortunio, quindi rientrare così è un grande. Cioè, è una grande felicità e soprattutto sono contenta per la squadra. Risultato che può essere più che positivo, visto il 2-2 fatto con la terza della classe. Sì, volevamo vincere sicuramente, abbiamo pareggiato, ma siamo contente lo stesso della prestazione che abbiamo fatto. Dobbiamo continuare a lavorare così e arriveranno anche i risultati. Ora avete finito le partite, quelle sulla carta più complicate. Prossima settimana in Ravenna, come preparate quella sfida contro l'ultima Credo di che classifica? invece sarà una partita molto importante anche quella contro il Ravenna, perché comunque sono tutte partite molto difficili, anche se si gioca contro l'ultima in classifica, perché anche loro hanno bisogno di far punti come noi abbiamo bisogno di ritornare alla vittoria, quindi sarà una partita come tutte le altre. Ok, grazie.